Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi parliamo di Hood e quindi andiamo a vedere con la prima guida come funziona questo titolo, molto semplice ma anche molto divertente. Parlando di Hood, inizio a ringraziare Slade, il mio caro amico Matteo, che mi ha procurato gli screenshot che mi servivano per fare questo video. E che sinceramente io non avevo voglia di fare, quindi mi ha aiutato lui, quindi lo ringrazio infinitamente. E oggi iniziamo a parlare di come funziona la mappa, perché la mappa e i punti di interesse, i punti di respawn sono fondamentali per vincere una partita nella maniera più semplice, semplice nel senso di avere dei vantaggi ovviamente sul team avversario. Ma iniziamo con vedere come funziona la mappa, vedere come funzionano i respawn e vedere soprattutto come funzionano le estrazioni. Come vedete dalla mappa, qua ci troviamo in Citadel, quindi una delle 5 mappe su cui potremo giocare, e il nostro spawn, quindi lo spawn iniziale, è sulla nostra destra, dove vedete i puntini verdi. Molto semplicemente noi dovremo riuscire ad arrivare a trovare lo sceriffo, quindi a borseggiarlo. E nel frattempo prendere i punti di respawn che sono A, B, C. Ovviamente la squadra avversaria si troverà vicino ad accampamento come spawn, quindi tra accampamento e ponte sul bosco, quasi alla stessa distanza che in cui siamo noi. E loro dovranno fare la stessa identica cosa. Niente di più semplice, niente di più banale. Questa fase però comporta due scelte fondamentali al team. Il primo è la scelta dello stealth, quindi arrivare a prendere il punto C e magari il punto B, in questo caso, senza farsi sgamare dai PNG che ci sono in giro per la mappa, che, stupidi quanto volete, se per caso vi sgamano e hanno una vista d'occhio di falco, vi posso garantire che ve ne ritroverete addosso parecchi e soprattutto è molto probabile che durante la partita possiate morire per questa cosa. L'altro approccio è invece l'approccio, come dico io, a cazzo duro. Quindi si parte, si splatta tutto quello che c'è sul nostro percorso e si arriva ai punti di respawn, quindi A, B e C, molto più velocemente. Ma in questo caso la squadra avversaria saprà esattamente dove siamo noi, perché veniamo segnalati sulla mappa e in più avremo tutti i mob del circondario addosso. Una cosa fondamentale è che se si va in stealth, a confronto dell'altro metodo, i portoni e quindi i cancelli dei vari castelli saranno aperti e quindi noi potremo passare e avere delle vie preferenziali per arrivare ai punti di respawn. Andando invece, facendosi sgamare dai PNG, questi portoni vengono letteralmente chiusi istantaneamente e di conseguenza dovremo trovare strade alternative o avere un John nella nostra squadra che ci alza i cancelli e quindi perdere tempo per arrivare agli stessi identici punti. Cambiando, o meglio, andando ad aggiungere delle frecce, si capisce meglio che cosa in realtà il team all'inizio deve fare. Quindi il team, in questo caso di Slade, dovrà prendere C per primo e andare a contendersi B, probabilmente con la squadra avversaria. Normalmente in partita il punto B è sempre quello più conteso, perché è quello che sta al centro esatto della mappa. Quindi è quello che normalmente i team vanno a prendere o in una seconda battuta, e quindi normalmente glielo si lascia al team avversario, oppure si va a contendere istantaneamente. Ovviamente ci sono vari ruoli nel team stesso, e quindi magari un assassino che è molto più invisibile degli altri, in teoria, potrebbe al posto di andare a prendere B, andare a prendere A, mentre la squadra va a borseggiare lo sceriffo. Una volta che si è borseggiati lo sceriffo, bisogna andare a cercare il Vault che è sparso nella mappa. Casualmente, non è necessario che sia in una determinata posizione sempre. Quindi ci saranno vari spawn del Vault dove dovremo andare a recuperare il forziere. Cambiando mappa, Matteo mi ha mandato Coastal, che è la situazione, diciamo, successiva al aver portato il forziere in un punto di spawn. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio come in teoria si dovrebbe fare per avere un vantaggio enorme per quanto riguarda l'estrazione. Quindi, in questo caso noi abbiamo l'estrazione vicino al punto di spawn iniziale, quindi all'accampamento nostro. A villaggio c'è il punto di respawn della squadra avversaria che non si può colpire. In questo caso vi lascio alla freccettina.
E il punto di uscita del nostro bellissimo forziere è esattamente al centro. Quindi l'unico punto di spawn utilizzabile e secondo me molto più utile da avere è il punto C, che è il più vicino ovviamente all'estrazione stessa. In questo caso, come potete notare, il team di Slade ha soltanto due spawn lontanissimi che non servono assolutamente niente, che sono A e B, e l'accampamento che possono utilizzare per andare a interrompere l'estrazione del team avversario. Quello in cui si è sbagliato, o meglio, ha sbagliato il team di Slade, che magari poi ha vinto in realtà la partita, qual è stato? È stato portare lo scrigno lì, o in questo caso lo sbaglio del team avversario è stato portare lo scrigno lì, perché in questo preciso momento lo scrigno e c'è soltanto un punto di respawn contenibile, quindi contendibile, a entrambi gli schieramenti. In questo caso, se la squadra di Matteo andasse a prendere C, avrebbe praticamente il vantaggio sulla distanza di respawn degli avversari e avrebbe molta vita facile sul respawn stesso e sull'estrazione stessa. Quindi, una volta che noi abbiamo il forziere, dobbiamo cercare di raggiungere un punto di estrazione ideale a noi. Normalmente in questa mappa si utilizzano o molo o porto, che adesso vi segnerò qua sulla mappettina. E come potete vedere, sono molto più vicini a respawn A e B. In questo caso è più facilmente difendibile perché una volta che il nostro team avrà preso B o A, avremo il vantaggio sul posizionamento e sull'estrazione dello scrigno. Quindi noi ci basterà tenere un semplicissimo punto in ravvicinato per poter avere la vita molto più facile contro il team avversario. Nelle altre mappe c'è la possibilità e c'è molta più distanza perché sono più grandi e più ampie sul punto di estrazione e quindi dovremo noi, imparando le varie mappe, a portare il forziere in una determinata estrazione. Questa è una cosa fondamentale per quanto riguarda l'andamento della partita perché una volta che si è posizionato il forziere, innanzitutto non si può più togliere di lì e seconda cosa, se è in una zona sfavorevole a noi, è molto probabile che la partita venga persa. Ma attenzione, l'ultima cosa. Cambiamo di nuovo il nostro bellissimo screenshot. L'ultima cosa dicevo, ed è quella che vedete in alto durante l'estrazione. Per vincere la partita, a noi ci basterà estrarre l'ultimo pezzettino, quindi dal punto 6 all'estrazione finale, e in quel caso ci verrà data la vittoria. I punti precedenti non sono altro che dei bonus in denaro in più, né di più né di meno. Di conseguenza, noi per andare a vincere una partita dovremo solo ed esclusivamente estrarre l'ultimo pezzettino, quindi dal 6 all'estrazione, quindi dal punto 6 all'estrazione, adesso ve lo segno anche qua su questa bellissima immagine, che farà in modo di vincere la partita. Quindi, ricapitolando, le mappe in sé non sono enormi, sono ben strutturate e hanno un vantaggio per quanto riguarda l'estensione in verticale, perché sono mappe che hanno cunicoli, scale, corde per arrampicarsi, torri, eccetera, eccetera. Quindi sono ben strutturate e ben fatte. Ma quello che a noi ci importa, almeno del team ci importa, non sono altro che i respawn. Una volta che noi riusciamo a controllare i respawn, semplicemente noi controlliamo la partita. E quindi è fondamentale avere un team che sa esattamente che cosa fare e che non si perda in girovagamenti vari ed eventuali, ma che riesca a mantenere l'obiettivo sempre sotto controllo e soprattutto che riesca a tenere determinati respawn sotto controllo. Questo fa sì che il 90% delle partite ve le portiate a casa. Ve lo posso garantire perché oramai sono 5 giorni, 6 giorni che ci sto giocando e funziona esattamente così.
Quindi, a meno che non cambino qualcosa sul respawn o sul numero delle spawn o su qualcos'altro, questo è la prima guida, il primo metodo per imparare a giocare a HUD, che è, ripeto, è un gioco molto semplice, ma anche molto, 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 molto bello, almeno per me. Bene, con questo è tutto. Spero di avervi spiegato come funzionano le mappe e soprattutto come ci si deve approcciare ad esse, quindi sia col metodo stealth iniziale o col metodo a cazzo duro, sia per quanto riguarda i respawn e le estrazioni che si devono utilizzare per poter portarsi in vantaggio sul team avversario. Detto questo, noi ci rivediamo con la prossima guida e GG a tutti quanti.